iniziamo questa tavola rotonda sempre un po' in questo quadro, insomma, complesso che ha caratterizzato questo 2023, che sicuramente insomma caratterizzerà anche il 2024, però vorrei approfondire in questa tavola rotonda un po' più gli aspetti pratici e anche effettivi, insomma, nella gestione degli investimenti, visto che insomma abbiamo voi esperti, e vorrei partire da Roberto Giordana di Cuneo. Allora, sicuramente insomma tralascio tutte le cose che ci siamo detti, inflazione, tensioni geopolitiche, questo ha creato ovviamente incertezza, volatilità sui mercati, sia azionari che obbligazionari, che è un po' anche la novità di questi ultimi periodi, vi riferisco più alla volatilità sul mercato obbligazionario. Come si sta comportando la vostra asset allocation e anche voi che cosa state facendo, che cosa avete modificato nel 2023 e cosa vorrete fare nel 2024? Intanto parto con i ringraziamenti a Stefano e chiedo a Stefano, ma ho 68 minuti da parlare? No, hai sbagliato il timer, non so come mai, non guardatelo. Non volevo spaventare nessuno, anche perché mi conoscete, io generalmente sono abbastanza breve nell'ambito dei miei interventi per arrivare subito al punto. Noi siamo estremamente soddisfatti di quello che sta emergendo dai dati che ovviamente monitoriamo costantemente e dalle informazioni che portiamo ai nostri organi. A livello di investimenti è la conferma di un'idea che non è un'idea dell'altro ieri, ma che sposiamo e portiamo avanti da 30 anni, che comunque è uno degli elementi chiavi nell'ambito della considerazione della gestione degli investimenti di investitori della nostra tipologia, è soprattutto il discorso di equilibrio, di elasticità, velocità decisionale, se vogliamo, anche quella non deve mancare, e soprattutto un'attenzione a quello che è il nostro compito. Noi non abbiamo la fortuna, lo ripeto in più di un'occasione, non abbiamo la fortuna delle nostre, chiamiamole pure anche queste, consorelle nell'ambito di un gemellaggio o di un'unione legame che riguarda gli investitori istituzionali del paese, quali sono le casse previdenziali e i fondi pensione che oggi non troviamo e che comunque loro hanno dei patrimoni anche molto più consistenti di alcune delle nostre qui sì, consorelle che fondazionali e che comunque hanno una grossa fortuna che io gli invidio, cioè loro hanno dei flussi di entrata che gli permettono di gestire molto bene. Noi dobbiamo gestire molto bene non avendo flussi in entrata se non i ricavi da dismissioni o da operazioni che andiamo a fare, da proventi che ci arrivano, da allocazioni che abbiamo fatto. Questo per noi è l'effetto importante, straordinariamente semplice se volete, però è quello che Marco ha anche richiamato, l'amico di Torino, ha richiamato poc'anzi dicendo noi dobbiamo avere un equilibrio, aggiungo, di tesoreria nell'ambito di quello che è l'attività quotidiana. Noi abbiamo dei flussi in uscita legati alle delibere che vengono assunte dai nostri organi e come tale noi dobbiamo essere molto attenti e prudenti nella gestione del patrimonio, considerando anche questo aspetto. Uno degli elementi che noi monitoriamo con attenzione è proprio la liquidabilità degli investimenti. La liquidabilità non vuol dire portare a casa utile, vuol dire nel caso di necessità essere nelle condizioni di poter liquidare l'investimento e portare a casa liquidità. Abbiamo un vantaggio degli ultimi periodi, che una delle gambe di investimento che avevamo praticamente ci portava a zero, adesso comincia a portare dei rendimenti di tutto rispetto, ed è la gestione della liquidità, anche la semplice gestione della liquidità sui conti correnti, anziché, come è stato richiamato prima, la riapertura, la possibilità di andare a investire in bot o in strumenti comunque di breve a livello governativo in particolare.
Vorrei fare solo un passaggio perché uno degli elementi importanti di queste giornate, a parte essere più tranquilli e poterci dedicare anche a un confronto tra amici e un confronto comunque da, diciamo, con persone con le quali non siamo in concorrenza, e quindi l'esperienza, esempio, di Verona o di Firenze, per dire i più vicini qua al tavolo, sono utili per noi per evitare di ripercorrere gli stessi errori. È quella di aver sentito comunque un qualcosa che mi è ben presente da sempre anche qua, cioè che gli investitori americani, le università in particolare, hanno un concetto di diversificazione di investimenti e orizzonti di investimento diversi da quelli che ci poniamo noi. Noi come Fondazione Cuneo siamo nell'intorno del 64% all'incirca, quindi siamo molto vicini agli amici di compagnia, diciamo loro sono più distanti di noi perché hanno un patrimonio più importante, però anche noi andiamo a ragionare che l'equity, compreso il, diciamo, l'equity non quotato ovviamente dei mercati, dei private e tutto, è un mercato sul quale devi esserci. E su questo noi abbiamo dedicato una porzione di investimenti, anche qua richiamo di nuovo un investimento fatto insieme a compagnie anni fa, che adesso sta percorrendo una strada diversa rispetto alla loro, ma gestita da un soggetto che è una nostra partecipata, che fonda questo EGR, alla quale abbiamo affidato una porzione di investimento proprio nell'ambito degli investimenti alternativi. Chiudendo, siamo soddisfatti? Sì, però mi aspetto che lo dicano poi gli amministratori quando arriveremo al 31 a chiudere e il 2 e il 3 di gennaio riusciremo ad avere l'ultima riga finale. Grazie, grazie Roberto. E andrei adesso da Anita Penati per sapere anche lei, insomma, all'interno di Caritro invece cosa stanno facendo e cosa faranno nei prossimi mesi a livello di asset allocation e di investimenti. Grazie Stefano e buongiorno a tutti. Allora, la nostra fondazione è una fondazione medio-grande, abbiamo un patrimonio non di medie dimensioni, circa 500 milioni, però abbiamo fatto una scelta un po' particolare già diversi anni fa di non avere la banca confereditaria, per cui abbiamo fatto una scelta importante che ha comportato sì che la fondazione avesse la possibilità o comunque il dovere di diversificare ampiamente il proprio patrimonio, e su questa scelta è andata abbastanza avanti nel tempo e fa di questa scelta un po' anche la forza nel cercare la redditività ogni anno del suo patrimonio. Entrando nello specifico di quello che è stato fatto nel corso del, diciamo così, dalla fine del 2022 per tutto l'anno 23, è stato quello di rivedere la propria asset allocation, andando a rafforzare, come già cose che sono state dette e ridette questa mattina, sicuramente la componente obbligazionaria. Non tanto in termini percentuali, perché comunque prima già pesava circa un 30%, adesso è arrivata a pesare circa un 40%, ma soprattutto nella tipologia di scelte sugli strumenti utilizzati per far fronte a questa asset class. In particolare, prima di questa crescita dei tassi, la parte obbligazionaria era fatta con strumenti diversificati, passivi e con delle gestioni separate che potevano garantire una redditività contenuta, ma a quel tempo interessante. Con la nuova situazione che si è venuta a creare sui tassi, sicuramente è stata fatta una scelta diversa, per cui ci si è posizionati su strumenti obbligazionari, ma più diretti, quindi in particolare strumenti governativi, e quindi diciamo così governativi Europa, ma non tralasciando tutte le altre classi, che è quella da parte corporate, high yield e investment grade, che in percentuale anche queste diversificate per mantenere comunque una buona attenzione al rischio. Diciamo che in tutto l'anno comunque quello che si è cercato di fare è di massimizzare nel breve periodo il rendimento
cercando di svincolarlo da una dipendenza di singole posizioni, per cui comunque nella prima parte dell'anno, abbiamo quindi fino a quest'estate, abbiamo aumentato questa parte obbligazionaria, così come appena accennato. Nella parte seconda dell'anno abbiamo anche aumentato la parte azionaria, portandola comunque a un 55%, in modo da poter fare un po' leva anche sulla parte equity, andando a selezionare quei titoli che potevano avere un tasso high yield piuttosto interessante. Questo anche perché, come ne abbiamo parlato anche prima, anche la nostra fondazione si è avvicinata a quegli strumenti di operazioni di derivati di copertura, e quindi per arrotondare un po' la parte di redditività anche nel breve periodo. Questo sostanzialmente è quello che è stato fatto nel corso dell'anno 2023. Adesso stiamo ragionando sempre sulla parte obbligazionaria, anche su quelle che possono essere le variazioni di duration del portafoglio obbligazionario, per avere anche qui una buona diversificazione ed essere pronti a capire come si modificherà lo scenario dei tassi di mercato, e quindi a cercare di riadattarci. Uno forse anche quindi degli aspetti rilevanti della gestione è stata quella di cercare di essere abbastanza reattivi nei confronti dei cambiamenti del mercato, e quindi come diceva prima la liquidabilità degli strumenti per poter reagire ai cambiamenti di mercato è sempre un altro dei temi che abbiamo cercato di tenere sotto controllo nella nostra diversificazione. Grazie mille Anita, e adesso vorrei andare da Marco Forte di Fondazione Montepaschi. Allora, sappiamo che insomma, nel mondo azionario banche e altre aziende insomma, generano sicuramente utili consistenti, distribuendo dividendi sempre in crescita. Nel mondo obbligazionario il rialzo dei tassi ha reso attraenti sicuramente molte missioni. Per un investitore però come voi, insomma, che se voi siete alla ricerca alla fine di redditività duratura, insomma, dei propri investimenti, anche per sostenere l'attività istituzionale e l'attività ovviamente erogativa, quali sono secondo te i migliori investimenti da effettuare oggi in questo contesto? Una bella domanda. Allora, innanzitutto grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Allora, noi come Trento, giusto per dare un quadro, non abbiamo, per le vicende che comunque immagino siano più che conosciute, non abbiamo una banca, un investimento importante in una banca confederitaria, quindi prendendo spunto dalla tua domanda ci dobbiamo un po' arrangiare anno per anno per cercare di portare a casa il conto economico in positivo. Sostanzialmente il nostro modello è fatto da una gestione interna, quindi affidata allo staff della fondazione, e poi dei mandati all'interno di un veicolo dedicato. Per quanto riguarda la gestione interna, quest'anno abbiamo puntato tantissimo sull'equity, ovviamente andiamo su azioni value, quality, con tanto anche il enhancement che ci ha permesso di raddoppiare il cash yield, quindi dividendo più il enhancement. E d'altra parte è stato detto più volte oggi il tema della tesoreria, il monetario, su cui chiaramente, soprattutto per le case di investimento, da rilevare che noi essendo investitori nettisti, chiaramente abbiamo un tema di questo momento di vantaggio fiscale quando investiamo in titoli di Stato. Quindi abbiamo cercato di massimizzare anche questo aspetto. Poi quest'anno abbiamo avuto, secondo me, la fortuna di entrare nell'ambito degli alternativi, nell'ambito delle infrastrutture. Abbiamo scelto un investimento worldwide, quindi molto diversificato, peraltro abbastanza protetto sui temi dell'inflazione, che non ha subito comunque il tema dei tassi di interesse, su cui avremo quindi anche lì degli ottimi cash yield. Le gestioni esterne ovviamente erano mandati bilanciati. Noi abbiamo un'allocazione ad oggi senza banca confederitaria quasi metà e metà tra equity e montotassi, quindi tenendo conto che non abbiamo una banca confederitaria consistente, lo riteniamo comunque un'esposizione sull'equity abbastanza congrua. Sulle gestioni obbligazionarie esterne abbiamo sofferto, nonostante inizio anno avevamo ridotto comunque la componente obbligazionaria a favore dell'equity. I mercati si stanno riprendendo praticamente nel mese di novembre. Abbiamo però cambiato un po' view per il futuro, cioè le nostre riflessioni era che fondamentalmente l'obbligazionario era la classe tra virgolette un po' più meno volatile, no? Soprattutto se si vanno su certe tipologie di investimenti rispetto alle tradizionali equity, high yield, governativo paesi emergenti, insomma.
Però invece quello che è successo tra il 2022, fine 2021 e 2023 è che in realtà ha portato molta volatilità alla classe sull'obbligazionario, ora chiamiamola volatilità, rischio, comunque sicuramente il portafoglio ballava anche per effetto appunto delle obbligazioni. Allora, una riflessione fatta tra settembre e ottobre, quando avevamo in qualche modo pensato, ora non so se sono noise o è un trend di fondo, avevamo pensato di aver raggiunto più o meno il picco dei tassi di interesse, quindi ora vedremo nei prossimi mesi se sarà così. A oggi sembrerebbe di sì, perché sembrerebbe comunque nell'aria c'è voglia di tassi bassi, questo un po' lo registriamo nel mondo degli investitori con le banche centrali che comunque non hanno particolarmente ridotto l'attivo poi alla fine, no? Nel senso hanno alzato i tassi, però comunque la liquidità è ancora in giro sui mercati. Quindi fra settembre e ottobre avevamo pensato di dire ma cerchiamo un pochino di frizzare la situazione sul mondo tassi, cerchiamo di darci dei limiti di maturity, di duration, in particolare di maturity in questo caso, e quindi stiamo impostando proprio sulle gestioni esterne delle gestioni, diciamo, con dei target di maturity a 5-6 anni a scadenza, che sono gestioni peraltro su cui oggi girano molti prodotti, per cercare in qualche modo di contenere la volatilità e creare dei percorsi, direi, pensiamo, speriamo, abbastanza deterministici di pull to par che ci portano poi questo investimento a 100, cioè le classi obbligazioni stanno soffrendo, tutti in questo momento quotano 80, 90, 95, no? Per via dei tassi che sono saliti. L'idea è frizziamo il portafoglio con una scadenza a 5-6 anni e poi lo seguiamo per 5-6 anni in modo tale da abbassare la volatilità e bloccarci quel rendimento, approfittando della finestra che c'è stata a ottobre, in realtà ora a novembre si è parecchio ridotta, però l'obiettivo era sostanzialmente questo, entriamo con tassi alti e poi lo impostiamo un po' con un'ottica zero coupon, e questa la chiamiamo la parte safe delle nostre gestioni, safe perché andiamo su governativi e investment grade però molto diversificati. E poi l'altro 50% invece lo continuiamo a gestire tradizionalmente a livello rischi, quindi anzi l'abbiamo incrementato sulla parte equity, e equity sia sviluppato che emergente. Quindi quello 2023 comunque speriamo di chiuderlo in utile, ad oggi i monitoraggi sono positivi, sul 2024 cerchiamo di muoverci in quest'ottica per cercare di concentrarci o quantomeno ridurre la volatilità esclusivamente alle classi tra virgolette più rischiose. Grazie mille Marco, e adesso toccherei un altro tema che comunque è chiaramente molto rilevante nel mondo delle fondazioni, e lo farei con Matteo Franchetto di Cari Verona. Allora, inizio anno c'è stata qualche tensione un po' nel mondo bancario internazionale, prima negli Stati Uniti, poi insomma in Europa, sappiamo tutti con Credit Suisse, il sistema italiano sembra invece piuttosto solido. Secondo te c'è cioè questo possibile anche rallentamento economico o recessione in cui stiamo andando incontro? Potranno creare delle nuove tensioni e avere anche qualche conseguenza sulla redditività delle banche? Allora, intanto grazie Stefano per l'invito costante. Allora, brevemente, se mi chiedi se preferisco le banche dell'area euro rispetto a quelle americane, sicuramente preferisco quelle dell'area euro perché sono più capitalizzate anche grazie a una regolamentazione più stringente, soprattutto post crisi 2008. Concentrandoci invece appunto solo sulle banche aree euro e in particolare su quelle italiane, chiaramente nel 23 il settore bancario euro e italiano ha giovato del rialzo dei tassi di interesse che si è trasmesso poi al margine di interesse relativo all'attività caratteristica di concessione del credito e ha beneficiato anche in particolare in Italia del basso beta dei depositi. Detto ciò, chiaramente il settore bancario è un settore ciclico e molto legato alle condizioni macroeconomiche come anticipavi, e se è vero che nel 24 ci sarà una più o meno marcata discesa dei tassi di interesse, questo chiaramente si rifletterà anche sul margine di interesse delle banche, quindi potrà causare una diminuzione non totale perché non torneremo a tassi da zero, ma parziale della redditività.
In questo caso le banche che probabilmente reggeranno meglio saranno quelle che hanno fonti di ricavi più diversificate, quindi che non fanno solo concessione di credito ma hanno anche insurance, asset management, anche se anche l'asset management comunque è abbastanza ciclico. Questo è il primo punto. Il secondo punto è cosa succede all'economia, soft landing o recessione. Questo farà molto la differenza. Chiaramente non lo so prevedere, al momento il mercato sembra apprezzare un soft landing, ma diciamo che se invece ci dovesse essere una recessione e quindi un aumento dei non performing loans, questo impatterebbe decisamente sull'andamento delle banche. Detto ciò, se vogliamo andare un po' ai numeri e al sodo, io guardando, mi riferisco alle banche più grosse, chiaramente, vabbè, chiaramente noi seguiamo da vicino Unicredit, che è la nostra confederazione, non vedo a rischio le distribuzioni cash, cioè le distribuzioni di dividendi, perché obiettivamente le banche euro-italiane più grandi in generale sono molto capitalizzate, se penso a Unicredit ha un core equity tier 1 del 17%. Dove vedo un rischio però in caso di recessione è sulle politiche di buyback, perché lì comunque ci vuole sempre il permesso di BCE per farle, e quindi sull'andamento dei prezzi. Detto ciò, diciamo che poi la questione sta a ogni, diciamo, gestore di portafoglio come comportarsi, quindi secondo me per quei portafogli che hanno una concentrazione sul settore bancario con un rischio limitato, controllato, non vedo grossi problemi. Se ci fosse una concentrazione importante, chiaramente in caso di recessione io mi aspetterei una forte volatilità. Per farti un esempio, citavi Credit Suisse, cioè nella settimana in cui è sostanzialmente quasi fallita e poi salvata da UBS, Credit Suisse, Unicredit, che era pulita, ha fatto meno 20. Chiaramente poi era sanissima, ha recuperato tutto, anzi ha fatto un anno stellare quest'anno, però quelle sono condizioni in cui non sai mai come va a finire, io in quelle condizioni non voglio avere concentrazioni di rischio. Chiudo la domanda dicendo che se non fossi in una fondazione di origine bancaria, ma fossi il gestore di un portafoglio equity area euro, io per il 24, diciamo, il settore bancario non sarebbe il mio preferito. Preferirei magari settori comunque con una stabilità di distribuzione, ma più difensivi, come non so, ad esempio nell'ambito finanziario insurance, o piuttosto andando in ambiti totalmente diversi, utilities o healthcare, pharma. Grazie Matteo. E torniamo un attimo al mondo fixed income, insomma abbiamo detto che tutta la mattinata, insomma, si stanno, ovviamente ci sono rendimenti molto interessanti. Nei primi giorni dell'anno il consenso privilegiava più le obbligazioni governative, corporate, e andrei da Carmine Grimaldi di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Voi come avete operato per quanto riguarda la vostra parte di investimenti obbligazionari? Grazie Stefano anche per l'invito. Allora, inizio prendendo spunto proprio dalla riflessione di Roberto Giordana sul fatto che si ha la possibilità di confrontarsi su alcuni temi con altri colleghi o altre fondazioni con le quali per l'appunto non siamo in competizione, e devo dire che da questa mattina trovo condivisibili tutte le riflessioni fatte dai colleghi, a partire dal professor Carluccio e Antonella Ansuini, e poi a tutti quelli che sono seguiti in tema di asset allocation e gestione soprattutto anche del fattore di rischio. Per quanto riguarda invece il tema dell'obbligazionario, non è che voglio aggiungere altro rispetto a quanto è stato già detto, però credo che valga la pena dare anche un po' di numeri rispetto a quello che è il contesto di mercato, perché giustamente è stato anche ricordato questa mattina il fatto che i rendimenti nominali sono sicuramente molto più interessanti che in passato, e bisogna ricordare però che i rendimenti sono per l'appunto nominali,
e non sono reali. Sono anche più alti i rendimenti reali, come stavo detto questa mattina, rispetto a qualche anno fa, dove i rendimenti reali erano comunque negativi. Oggi sono positivi, ma stiamo parlando di numeri in termini positivi che sono intorno all'1%, in alcuni casi meno. Quindi dico questo e faccio presente questi numeri perché credo sia sempre opportuno, come ancora una volta è stato fatto questa mattina, per questo che condivido molti degli interventi che sono stati fatti, credo che sia opportuno distinguere sempre quello che è l'asset allocation strategica e quella che è la gestione poi della tesoreria, perché non bisogna dimenticare che una fondazione bancaria, di origine bancaria, ha due, diciamo, obiettivi per quanto riguarda la gestione del patrimonio, o almeno due. Una è quella di produrre risorse per l'attività istituzionale, ma poi quella anche di preservare il patrimonio in termini reali, aggiungo, per le generazioni future, quindi farlo crescere. Il mercato obbligazionario più o meno da sempre ha offerto rendimenti reali tendenzialmente bassi o addirittura negativi. Quindi quando si parla di asset allocation strategica, nel nostro caso stiamo parlando di un portafoglio che continua ad essere esposto maggiormente al mercato azionario. E ancora una volta ci ritroviamo, diciamo, d'accordo con... o in linea, meglio, più che d'accordo con le posizioni di altre fondazioni, in cui più al netto del tema della partecipazione strategica che abbiamo in portafoglio, più del 50% della nostra asset allocation strategica prevede l'investimento sul mercato azionario globale. Motivo per il quale sul mercato obbligazionario, per arrivare alla tua domanda, non abbiamo, dal punto di vista dell'asset allocation strategica, fatto modifiche particolarmente importanti. Anzi, devo dire che proprio quest'anno, in vista della programmazione pluriennale 2024-2027, gli organi della Fondazione, il Comitato di Indirizzo, hanno approvato la nuova asset allocation strategica, che prevede un leggero incremento dell'esposizione al mercato obbligazionario, ma stiamo parlando di una posizione che, tenuto conto dell'incremento, arriva, per quanto riguarda i mercati pubblici, almeno al 10%. Quindi il peso destinato a questa componente resta comunque molto limitato. Quel che sicuramente è stato fatto nell'anno è stato lavorare magari più dal punto di vista qualitativo, più che dal punto di vista dell'esposizione sul mercato obbligazionario. Nel senso che, ancora una volta, come è stato fatto presente questa mattina, credo proprio da Antonella, se ricordo bene, anche noi siamo intervenuti su quelle soluzioni legate al mondo absolute return sulla parte obbligazionaria, che avevano posizioni prudenti di fatto sul mercato, quindi magari avevano strategie più legate alla parte di relative value credit, quindi non esposizioni importanti alla duration, e che volevamo, proprio per non avere un rischio di tasso particolarmente importante in portafoglio, in passato siamo intervenuti modificando quella parte lì e incrementando da un lato il livello di duration complessiva leggermente, diciamo, all'interno del portafoglio, e dall'altro consolidando un pochettino anche quella parte di portafoglio investita sulle obbligazioni governative tradizionali di emittenti dal rating elevato, i cosiddetti, insomma, quelli che una volta si chiamavano investimenti safe assets. Quindi questo è quello che abbiamo fatto sulla parte di allocazione strategica. Discorso diverso invece riguarda la gestione della tesoreria, dove invece sicuramente eravamo già investiti in qualche modo anche sul mercato obbligazionario tramite singoli titoli. In questo caso, in passato, avevamo preferito gli investimenti anche in subordinati bancari con date di richiamo a breve termine, in modo da provare, in un contesto di rendimenti negativi, provare ad estrarre un po' di valore sul breve termine, contando sul richiamo delle obbligazioni da parte degli emittenti.
ma oggi invece eccessivamente è stata la possibilità nel corso del tempo, di quest'anno soprattutto, di rivedere questa quota di portafoglio puntando molto anche su obbligazioni senior, quindi non, che non prevedono più il livello di subordinazione, perché i rendimenti nominali ma anche reali sono sicuramente più interessanti rispetto al passato per quanto riguarda l'ottica della gestione della tesoreria. È evidente poi che diciamo, le obbligazioni emesse oggi presentano delle cedole più importanti, e questo in qualche modo, sia per quanto riguarda la parte strategica che per quanto riguarda la parte gestione della liquidità, dove già di suo il rischio è basso, ci aspettiamo che, così come succedeva in passato per il classico portafoglio bilanciato, il tema di cedole più alte, quindi un livello di carry sicuramente più interessante rispetto al passato, dovrebbe mitigare o aiutare a mitigare complessivamente la volatilità del portafoglio. Sul tema del credito abbiamo sicuramente dei gestori specializzati che si dedicano a questo. Per quanto riguarda la gestione dell'asset allocation strategica, è evidente però che si parte da una situazione interessante dal punto di vista del rischio di tasso, la duration, perché come è stato detto ci si aspetta da più parti che le banche centrali forse sono arrivate al picco e quindi dovrebbero ridurre e tagliare i tassi, però bisogna sicuramente, diciamo, fare un po' d'attenzione anche a quello che è il rischio di credito, nel senso che probabilmente non ci saranno fallimenti, ma nel caso in cui dovesse arrivare non solo un rallentamento ma in alcune aree una recessione, è probabile o è possibile che ci possa essere un aumento dei credit spread. Grazie mille Carmine, e adesso tornerei da Matteo Franchetto di Cari Verona per parlare anche con lui, insomma, di investimenti, nel senso che volevo capire un po' anche voi come state gestendo la vostra asset allocation nel vostro, insomma, in questo contesto attuale, quali nuovi investimenti state progettando di fare anche per il 2024. Certo. Beh, allora, molto in realtà è già stato detto. Diciamo che pensando a cosa faremo nel 24 e cosa abbiamo fatto anche nel 23, se volessi essere sintetico direi che abbiamo fatto e continueremo a fare quello che abbiamo fatto anche nel 20, nel 21 e nel 22, cioè mi spiego meglio. Nel 22 nello specifico abbiamo cambiato la nostra asset allocation strategica, portandola da 40 equity, 40 bond, 20 mercati privati a 50 equity, 30 bond e 20 mercati privati, quindi abbiamo innalzato il peso dell'equity in ottica strategica, appunto, e qui quoto il dottor Cagliero, che parlava prima dell'Harvard Endowment. Io 12 anni fa, quando sono arrivato in fondazione, sono arrivato e ho detto, boh, mo che faccio? Ho comprato il libro di Swensen, che era il gestore dello Yale Endowment. Quindi questo ti dà un'idea un po' dell'obiettivo. Quindi dicevo, cosa abbiamo fatto in questi anni e continueremo a fare? Abbiamo comprato, accumulato e continueremo ad accumulare ogni qualvolta avremo dei flussi in entrata, che siano per dividendi, cedole, eccetera. Accumulare su che cosa? Su diversificazione, cercando di raggiungere il livello, diciamo, l'obiettivo dell'asset allocation strategica. Quindi nella pratica abbiamo comprato sia equity che bond, un po' tutti i tipi di attivi, ma con una dose superiore di equity perché eravamo sottoesposti all'equity. Oggi ci troviamo in una condizione in cui abbiamo il 45% di azionario, chiaramente col caveat che qui dentro il 25% è la conferitaria, il 35% di bond e il 20% di mercati privati. Qui il caveat è che di questi 20% purtroppo abbiamo un 15% di immobili sul territorio che rendono poco o niente, su cui stiamo cercando di intervenire per farli diventare mercati privati efficienti. Quindi ad oggi noi siamo tatticamente sottoesposti all'equity di 5 punti rispetto all'asset allocation strategica, perché nel breve, chiaramente, se crediamo a una diminuzione di tassi di interesse, tatticamente dovremmo vedere un repricing dei bond, e se ci sarà
uno slowdown, una recessione, un po' di sofferenza sull'equity. Detto ciò, però, continueremo ogni volta che riceveremo flussi ad accumulare per raggiungere l'asset allocation strategica del 50% di equity. Questo sul liquido. Stessa cosa in realtà poi abbiamo fatto sui mercati privati, perché nel 19 avevamo lanciato il primo fondo sui mercati privati, noi siamo arrivati un po' tardi rispetto ad altre fondazioni. Inizialmente il primo fondo era un fondo di fondi, abbiamo assegnato un asset allocation strategica 50 private debt, 30 private equity, 20 infrastructure, perché all'epoca avevamo ancora un po' di sofferenza sulla conferitaria che distribuiva poco, quindi non potevamo permetterci una J-curve troppo lunga. Ad oggi che le cose sono stabilizzate e man mano ci stiamo avvicinando ai nostri obiettivi, abbiamo lanciato la serie 2 del fondo dedicato sui mercati privati, questo uno per mantenere la quota di esposizione costante, e due, la serie 2, a differenza della 1, avrà un'esposizione quasi equidistribuita tra private equity ed infrastructure equity, quindi stiamo aumentando anche lì la componente equity. Quindi riassumendo, cosa crediamo? Crediamo che un gestore, diciamo un investitore istituzionale o comunque che ha un obiettivo di lungo termine, sempre citando quanto detto in precedenza sugli endowment americani, debba avere appunto un target di lungo termine e disinteressarsi della volatilità di breve. E le asset class che riteniamo siano quelle che uno permettono una maggior crescita degli attivi e anche una protezione dall'inflazione sono appunto equity, infrastructure equity e private equity. Grazie Matteo, e adesso andrei ancora da Carmine Grimaldi per toccare anche con lui un po' il tema del mondo degli alternativi. Perché secondo me c'è sempre questo tema che è un po' nell'aria di tutta la giornata, insomma, chiaramente i fondi obbligazioni, rendimenti del mondo obbligazionario sono diventati interessanti, sicuramente per quanto riguarda il mondo alternativo, per la parte più liquida come fondi UCITS o hedge fund, ma anche in quella meno liquida dei fondi private market, bisogna capire se questo rendimento, diciamo, interessante delle obbligazioni sottragga parte, diciamo, di attrattiva su altri investimenti, in particolare nel mondo alternativo. Cioè, qual è la tua opinione su questo tema e se ci puoi già dire anche dove state guardando con più attenzione nel 2024 sui private market? Sì. Provo a recuperare il tempo speso prima, Stefano. Allora, sicuramente per quanto riguarda l'asset allocation strategica non aggiungo altro per quanto riguarda il mondo obbligazionario, perché come detto il motore di performance per noi resta comunque l'azionario nel lungo periodo. Quindi su questo è il punto, diciamo, fermo. Sicuramente, così come hai evidenziato anche tu questa mattina, Stefano, nelle slide che hai mostrato, che hai illustrato, c'è stato un riduzione nel mondo delle strategie liquid alternatives, UCITS, e questo probabilmente è frutto di diverse ragioni. Ne cito solo due, probabilmente le più importanti. Uno è il fatto che i rendimenti del mercato obbligazionario sono sicuramente più interessanti rispetto a prima, quando si provava a cercare rendimento provando a scavare da qualche parte, affidandosi magari a strategie alternative. E due, il fatto che proprio in questo periodo in cui si cercava di trovare rendimento in qualche modo, queste strategie non sempre hanno presentato rendimenti soddisfacenti. Motivo per il quale anche noi, vista, diciamo, la nostra esperienza dei prodotti presenti in portafoglio, siamo diciamo, molto contenti di quanto fatto registrare dal mondo hedge funds, che proprio tu questa mattina illustravi in crescita rispetto proprio al tema dei liquid alternatives, e siamo rimasti, diciamo, meno sicuramente soddisfatti da quanto registrato e
aggiungo da quanto anche presente nel mondo dei liquid alternatives, motivo per il quale abbiamo sicuramente, diciamo, immaginato insieme anche al nostro consulente, al gestore del veicolo dedicato, di premiare i risultati in qualche modo registrati dalla componente hedge funds rispetto alla componente di liquid diversifier, quindi di liquid alternatives. Questo perché, cito non solo, diciamo, il 2022, perché è stato un anno molto negativo un po' per tutti i mercati, però nel nostro caso la componente hedge funds è stata l'unica che ha comportato, che ha portato, diciamo, un risultato positivo. E sicuramente quello che sta avvenendo in questo periodo è una fase di riprezzamento del rischio dovuto al fatto che in un anno, per quanto riguarda l'area euro, è stato un aumento dei tassi di 425 punti base, e negli Stati Uniti un po' meno, ma comunque stiamo parlando di un importante aumento dei tassi. È evidente che segue una fase di riprezzamento del rischio, ma sono, come tutti i mercati in qualche modo a spread, mostreranno anche loro una fase in cui ci si augura, a fronte di della fine dell'aumento dei tassi, di ricominciare a performare bene. Fermo restando che, per quanto riguarda la nostra esperienza, anche da inizio anno, non solo nel 2022, le performance di questa componente sono, la performance di questa componente è positiva. Stesso discorso vale per quanto riguarda i mercati privati, dove è stato fatto presente sicuramente che c'è stata, diciamo, una revisione delle valutazioni in alcuni settori e quindi anche dei multipli. Sono stati fatti sicuramente meno richiami e anche meno distribuzioni. Ci sono stati comunque alcuni settori che sono andati molto bene, penso al buyout piuttosto che ai secondari. Detto questo, però, nel nostro caso abbiamo iniziato un programma nella seconda metà del 2018 sui mercati privati, del quale siamo molto, molto contenti. Continuiamo a investire, proprio perché, come è stato fatto ripetuto anche questa mattina, anche negli anni dal punto di vista economico più difficili, in realtà poi sono quelli, diciamo, con vintage dai risultati migliori. La cosa importante che diamo sia sicuramente lavorare con metodo e quindi andare avanti continuando a investire tutti gli anni su questo mercato per stabilizzarlo. È evidente che diciamo, sono importanti, soprattutto in questo periodo, due elementi. Uno riguarda la scelta del gestore, ovviamente, e l'altro provare a evitare, per quanto possibile, portafogli particolarmente concentrati, perché è a volte il caso in cui, a causa di un singolo magari investimento, può mettere a repentaglio la performance di tutto il portafoglio. Però è un programma sul quale stiamo riscontrando ritorni positivi, in alcuni casi sia dal punto di vista della realizzazione, e quindi sono performance consolidate, ma anche da valutazione, continueremo ad andare avanti su questo tema. Abbiamo un'allocazione del 27% sui mercati privati, nella nostra asset allocation strategica, e continuiamo di portarla a regime secondo i tempi previsti. Grazie. Grazie mille Carmine. Stiamo ancora sul tema dei mercati privati, andrei adesso da Roberto Giordana, perché volevo sapere anche da lui, innanzitutto, se avete già una vostra opinione sui risultati ottenuti nella vostra allocazione, ovviamente, i fondi sui mercati privati, che tipo di aspettative avete per quanto riguarda i nuovi investimenti da effettuare e quali pensate di fare l'anno prossimo. Bene, diciamo le aspettative, comincerei dalle aspettative. Le aspettative sono, come sempre, nell'ambito di una valutazione perlomeno di medio periodo. La tendenza nostra è quella di continuare a effettuare investimenti e l'idea è di spingerci anche oltre il tema del venture, andando comunque, come ho ricordato nel primo intervento,
raccogliere le esperienze degli amici di altre fondazioni che comunque o stanno conducendo determinati percorsi o comunque sono parecchio avanti. Stiamo valutando nel venture, stiamo valutando alcuni investimenti, alcune realtà, le facciamo attraverso, come ho richiamato prima, la partecipata Fondaco, alla quale abbiamo attribuito una porzione del patrimonio, ma andremo anche a fare direttamente delle iniziative come fondazione nell'ambito del food in particolare, perché come noto a tutti su Cuneo c'è un tema di food molto importante per realtà consolidate a livello nazionale e a livello internazionale, e quindi come tale riteniamo fortemente di percorrere quella strada, andando anche a fare sinergia con quella che molte delle consorelle anche qua presenti conoscono, e l'associazione Filiera Futura, che comunque è un'associazione fatta partire su iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo qualche tempo fa, e che comunque sta dando parecchie soddisfazioni, se non altro anche per mettere a fattor comune e fare squadra su iniziative che possono essere replicate in più territori. Grazie Roberto, e vorrei andare su un altro tema che insomma abbiamo affrontato anche nella nostra survey, insomma la mattinata, che è il tema un po' della sostenibilità, e andrei da Marco Forte di Montepaschi. Insomma, nelle vostre attività di risk management e rendicontazione abbiamo notato, insomma, abbiamo analizzato che monitorate le vostre tematiche ESG, sia per quanto riguarda, diciamo, i comparti dedicati che anche per tutta la parte del portafoglio azionario. Quali sono le maggiori criticità e benefici che riscontrate da questa attività, e come anche si sta evolvendo all'interno della fondazione il vostro approccio al tema, appunto, della sostenibilità? Sì, grazie. Allora, sul tema della sostenibilità, penso, come tutte le fondazioni bancarie, è diventato un elemento essenziale dei nostri processi di investimento. Chiaramente però bisogna, secondo me, andarci molto con i piedi di piombo, nel senso, il tema è chiaro, non è una noise, è un trend ben definito su cui peraltro l'Europa mi sembra essere un po' il capofila, insomma, quindi dobbiamo anche essere orgogliosi in questo. Chiaramente però noi, soprattutto il tema post pandemia, forse perché c'erano tanti finanziamenti, c'era un momento particolare, il PNRR e tanti altri fondi europei, si è creato secondo noi anche un po' una sbornia su queste tematiche, perché comunque dobbiamo tener conto che il nostro sistema economico, così com'è, il nostro sistema produttivo, è figlio almeno della seconda rivoluzione industriale, quindi si è sedimentato in 150-160 anni di storia. Pensare di poterlo cambiare in 15 anni, in 10 anni, per quanta innovazione tecnologica ci possa essere, insomma, è una sfida molto importante e forse anche un po' troppo esagerata, insomma, quindi... Il 2022 è stato l'anno del pragmatismo, no? Avete visto i mercati, diciamo, non ESG, o meglio gli asset non ESG, o quantomeno gli asset ESG, che però erano legati alla old economy, hanno incominciato a performare e hanno salvato diversi bilanci, fra cui il nostro. Quindi abbiamo poi visto tutta una serie di altre criticità, per esempio Gazprom era dentro gli indici ESG, i titoli di Stato russi erano considerati comunque ESG compliant, per cui sono poste una serie di tematiche. Abbiamo visto gli stati americani, alcuni stati americani nei confronti di ESG stanno facendo una battaglia al contrario, le varie elezioni, cioè, diciamo, in qualche modo ci si sta rendendo conto comunque che è una sfida che va affrontata con serietà, determinazione, ma anche con molta attenzione e pragmatismo. In questo senso chiaramente c'è stata un po' una sbornia di tutti, no? Anche nell'offerta di prodotti finanziari che si diceva fossero ESG, poi si è scoperto, ho fatto un paio di casi, che non erano così. Per cui, partendo da queste premesse, noi abbiamo un approccio molto graduale e pragmatico, cioè non talebano, ecco, nel senso che comunque prevediamo un'uscita graduale dall'ambito di quei settori, se vogliamo, meno ESG.
Anche perché poi ormai anche tutte le aziende petrolifere hanno il bollino e il rating ESG, così come le fabbriche di armi, e, insomma, di tecnologia militare, insomma, quindi è anche molto difficile muoversi. Cerchiamo quindi di essere attenti sulla selezione dei titoli, ma soprattutto abbiamo messo in piedi in quest'ottica dei sistemi di monitoraggio basati su rating medio, però comunque di portafoglio, proprio per gestire in maniera graduale questa evoluzione. Quindi ci diamo degli obiettivi rating medio e ovviamente andiamo a controllare poi gli outlier, o quantomeno le deviazioni più elevate rispetto a questi rating medio. Poi c'è tutto un tema di reportistica e anche di sensibilizzazione nostra, dei dipendenti, degli organi, ma questo va un po' al di là della finanza, essere più paperless, cercare comunque di lavorare per rendere il sistema del mobility manager, tutta una serie di altri aspetti che, ripeto, vanno un po' oltre, penso, questo tavolo, però su cui bisogna invece provare pian piano a lavorare e a cambiare le nostre abitudini, ecco. Assolutamente d'accordo con te, grazie Marco, e concluderei adesso con l'ultima domanda a Danita Painati, così concludiamo questa tavola rotonda, visto che il pranzo ci aspetta. Anita, quali sono un po' dal vostro punto di vista gli investimenti che sono necessari, insomma, per generare oggi una redditività sufficiente a garantire poi la continuità nel lungo periodo della vostra attività istituzionale? Sì, sarò sintetica in modo che possiamo andare a mangiare in modo veloce tutti. Sostanzialmente mi ripeto un po' perché la caratteristica principale è sicuramente la diversificazione, e questo in questa domanda lo declino così, nel senso che abbiamo preso il nostro patrimonio e l'abbiamo diviso pensando alla logica delle funzioni con cui doveva rispondere il patrimonio in due compartimenti. Uno, ho pensato appunto a generare la prima parte, pensata a generare proprio quella che è la sostenibilità nel breve periodo, e quindi generare quei flussi di cassa e che possano appunto far sopperire a tutte le necessità del costi della struttura, ma soprattutto a sostenere l'attività istituzionale. Questa parte l'abbiamo diciamo così individuata in quegli strumenti che generano quindi un flusso costante in ogni esercizio, e quindi qui tutto quel pacchetto di titoli e partecipazioni azionarie che anche grazie al beneficio fiscale stato introdotto recentemente possono contribuire annualmente al flusso di cassa e quindi a sostenere l'attività istituzionale ogni anno. Qui, oltre sicuramente quello che è il tema del dividendo, c'è tutto quello che è il tema delle cedole, della parte obbligazionaria a cui abbiamo fatto riferimento prima. Ma sicuramente pensando alla sostenibilità nel lungo periodo non possiamo non avere, e quindi l'altra parte del nostro patrimonio è composta da tutti quegli asset che sono gli alternativi, di cui abbiamo parlato anche poco fa, che quindi sono per una parte asset alternativi liquidi e una parte di asset alternativi illiquidi. Queste due, diciamo, strategie le portiamo avanti grazie a due veicoli, uno con la Fonda e uno con la Questio, dove anche all'interno di questi veicoli, in particolare diciamo quello illiquido, abbiamo fatto anche qui un grande lavoro di diversificazione, perché abbiamo cercato comunque di stare attenti, di utilizzare diverse strategie, quindi private equity, però anche private debt, fondi infrastrutturali, NPS, ma anche tenendo sotto controllo il vintage, proprio per i discorsi che si facevano anche nella tavola precedente, in cui andare a vedere che ci sia sempre un costante attenzione anche a questa classe, perché è quella che nel lungo periodo ci potrà permettere di accrescere il capitale, e la parte più illiquida, mentre la parte più liquida alternativa di accrescerlo, ma anche sopperire a seconda delle necessità a momenti in cui la prima parte potrebbe non sopperire alla necessità annuali del sostenimento dei flussi della fondazione. Grazie mille Anita, quindi anche con 5 minuti di anticipo chiudiamo questa tavola rotonda.